Nuova puntata di Backstage, il programma che ci porta alla scoperta del tessuto musicale ligure e non ligure. Qua parliamo di Brescia. E Esatto. il nostro ospite, ovviamente, come ogni mercoledì, una mercoledì sì e un mercoledì no, è praticamente il nostro caro amico di Music Floor. E devo dire che ci porta tutte le volte delle cose molto particolari. Questa volta andiamo a scoprire addirittura un disco, un vinile. Tu mi racconti che i vinili, forse è meglio così, che almeno sto Sì. dietro al vinile. I vinili per te sono una cosa molto importante, anche per il Assolutamente. vostro progetto musicale. Sì. Tu li usi Sì, ancora li uso molto? tuttora e gli artisti che stampano ancora su disco, diciamo che ci sto molto attento ad averne una copia, perché sia il Ecco. suono che proprio anche a livello oggettistico in casa devo averlo. Quindi No, sì. io ricordo che anni fa, ovviamente, quando si metteva la puntina del disco o del Revox sopra il disco, era un'emozione importante e che per tanti anni, ovviamente, ce la siamo goduta praticamente. Però iniziamo a parlare della musica anche perché il tempo qui è tiranno, più che altro la musica deve farla sempre da padrona. E raccontami di Andrea Van Cleef con questo Tropic of Nowhere, il disco di cui andiamo a parlare questa sera. Sì, questo è un disco particolare, un disco prodotto dalla Rivertail Production di Pavia, l'artista Andrea Van Cleef di Brescia, e sono usciti con Tropic of Nowhere, che tradotto in italiano è il Tropico del non nulla, del nulla. Hanno deciso nel 2018, prima dell'uscita di questo disco, di venire a Genova e effettuare la live session presso il Redland Home Studio per presentare tre brani di questo meraviglioso disco. Il genere lo possiamo racchiudere in un rock psichedelico, Psichedelico. esatto, una voce molto desertica, un po' un viaggio nel deserto con un peyote in mano, ecco, potrei paragonarlo. È un bellissimo disco che racconta una storia, testi e musiche molto interessanti. Quindi oggi vi presentiamo tre brani di questo disco, più un piccolo backstage girato negli studi di Pavia della Rivertail Production. Ovviamente, come tutte le volte, la qualità è molto alta. Ed è anche grazie al nostro amico Francesco Torre di Waves Music, col quale collaboriamo e anche voi appunto Assolutamente. avete questa collaborazione da più di un Eh anno? Da sì, più di va un anno. avanti da più di un annetto, sì. Quindi io direi che manca ancora un minuto, quindi possiamo perderci nei meandri delle chiacchiere e di conseguenza volevo solo chiederti una delle prossime novità che mi stai per portare qui a Ma Backstage. guarda, prossime novità ce ne sono diverse. Le sorprese sono belle se non rivelate, però diciamo che potremmo iniziare a vedere diciamo, la band della storica voce di Virgin Radio che tutte le mattine ha fatto per anni Buongiorno Dottor Feelgood, che adesso fa Rock and Talk, e sono venuti da noi per promuovere il loro progetto Country Hillbilly, e potrebbe essere una delle prossime. Invece io settimana prossima ti farò ascoltare dal vivo, ovviamente sempre dagli studi Waves, Maurizio Renda, che praticamente a livello musicale blues è una delle pietre miliari della Sì. Liguria e del tessuto musicale appunto ligure. Poi ha un suono molto particolare con la sua band veramente molto ben strutturata. Confermo, 10 confermo. secondi, 9, 8, dai, gli ultimi saluti, poi ci rivediamo ovviamente dopo questa parte di puntata dedicata a... Ok. Andrea Van Cleef. Thank you.
Dear friend, here you come again, knocking at my door. Told myself for so many times, I'm never gonna open it all. And I won't choose the wrong path that I use today. And you might think that I'll be down on my knees again, but you will waste your time, and your partners in crime will run. Find yourself at the wrong side of a gun. Oggi su Radio Senza Tempo abbiamo un quartetto illustre, un quartetto che arriva da Brescia, Andrea Van Cleef con i Forever People. Ciao ragazzi, intanto grazie di essere venuti fin qua, che la strada sicuramente non è poca, però ci avete creduto e siete arrivati oggi qua alla live session al Redland Studio di Carasco. Ci sono novità, perché ho iniziato ad ascoltare qualcosa, ho ascoltato qualcosa del nuovo disco che uscirà a febbraio, che presenterete il 23 di febbraio al Lio Bar, e effettivamente ci sono dei suoni meravigliosi. Oggi qua ci portate tre brani di quello che è il nuovo disco che ascolteremo. Però ho sentito che ci sono un sacco di collaborazioni, di ospiti. Questo disco esce con River Tail, quindi prima è venuto a trovarci Paolo Pagetti qua e ci ha portato un sacco di gadget, ci ha parlato di voi, diciamo che la presentazione è stata stupenda. Raccontaci un pochino quello che sta accadendo nella famiglia Van Cleef, ecco. Allora, il disco innanzitutto si chiama Tropic of Nowhere, che potremmo tradurre in maniera un po' goffa con il tropico del nessun dove o il tropico del nulla, però non rende molto il senso. Ci sono state moltissime collaborazioni, principalmente è stato suonato dalla band che vedete qui, quindi Andrea Braga alle tastiere, Giorgio Finulli al basso e Matteo Melchiori alla batteria, e io che ho fatto delle cose anch'io.
E principalmente questa è la band, e questa è la band che poi porterà in giro anche il progetto. In un brano del disco ci sono stati come ospiti Lady Cortez e Elgast, che facevano parte della mia band precedente, che erano di Van Cleef Continental, con cui avevo registrato alcuni dischi che hanno avuto una vita abbastanza travagliata e si sono sciolti a un certo punto. E poi soprattutto è arrivata una grossissima mano da Austin, nel Texas, dove nello studio di Rick Del Castillo, già collaboratore di Robert Rodriguez, nella band Chingon e anche in altri progetti, in altre colonne sonore di film, sono venuti tutta una serie di musicisti che hanno arricchito molto il tessuto del disco, soprattutto in alcuni pezzi, per quanto riguarda i pezzi magari che avevano più un suono di frontiera da un certo punto di vista. Sono arrivate le trombe mariachi, che non sarebbe stato possibile farle con lo stesso senso e con lo stesso valore qui in Italia. E poi ci sono state tre vocalist, tre cantanti femmine, donne, femmine sembra, era un po' brutto, donne che hanno contribuito in maniera molto significativa a tre brani diversi, e sono Gina Chavez, Vanessa Del Fierro e Patricia Vonne, sorella di Robert Rodriguez. The main world of highway, we're just so close we can hold the sky. We're driving west, we're driving nowhere. It's Friday, Friday. Oh, Friday, Friday. You get your phone, see the low spring. Making love in the afternoon. And we will stop to the bitches today. Oh, Friday. Abbiamo appena ascoltato Friday, una bella bomba rock da 1 minuto e 50, un qualcosa che sicuramente non si dimentica all'interno di questa session. Questo, come dicevamo prima, lo troveremo all'interno del nuovo disco. All'uscita di questo disco, il gruppo sicuramente avrà qualche progetto, qualche tour, qualche data in Italia, la presentazione. Che cos'è che si farà con tutto questo, con questo bel materiale in mano? Il primo concerto, sì, la presentazione del disco si svolgerà al Lio Bar di Brescia il 23 febbraio. E siamo contenti di suonare lì, un posto al quale siamo molto affezionati, noi siamo tutti di Brescia, quindi siamo molto affezionati. Da lì in poi ci saranno una serie di date, inizialmente in Italia, e poi pensiamo di spostarci un pochino in Europa. L'Europa io la frequento un poco con un altro progetto nel quale sono, che sono gli Humulus. Facciamo stoner e doom, un genere molto diverso da quello che stiamo facendo qui, però già andiamo in Germania regolarmente e prevedo di spostarmi in Germania anche con questo progetto, perché qui in Italia sicuramente ci sono dei bellissimi posti, ce ne sono tanti, però a volte sembra che l'appannaggio di un certo tipo di giro sia solo di un certo tipo di genere a volte, e noi non rientriamo all'interno di questo tipo di genere, quindi sicuramente, paradossalmente, sarebbe più facile per noi andare a suonare fuori, valicando i confini a nord, sicuramente sarebbe più facile, però siamo qui, ci sono tanti posti belli anche in Italia e vogliamo frequentarli, insomma, possibilmente, se ci vorranno. E poi, perché no, l'idea è comunque quella di andare anche oltreoceano, ecco. C'è l'idea per adesso e vedremo come farlo. Se di Italia e di Europa si può parlare,
abbastanza tranquillamente, diciamo che oltreoceano per adesso c'è l'idea. Però non vediamo l'ora, insomma, visto che ci sono dei contatti, ci sono delle persone che hanno collaborato al disco, che hanno suonato, allora il disco è piaciuto molto, la cosa mi ha fatto ovviamente, ci ha fatto ovviamente molto piacere. Perché no? Andare anche lì. Seguito del mio primo disco solista che si chiama Sandog, che in realtà è un disco molto molto acustico. E abbiamo pensato di fare delle canzoni dapprima in chiave chitarra acustica e voce, poi ci siamo accorti che avevamo voglia di sentire un po' di rock and roll e quindi abbiamo introdotto anche una band e gli strumenti elettrici, e quindi il disco via via è cambiato. Sono molto contento di questa cosa perché avevo bisogno di ho bisogno anche di dedicarmi un po' al rock and roll, mi fa molto piacere che la cosa sia stata apprezzata e appoggiata anche da Rivertail. E quindi c'è stata una band che si è unita a me. Rispetto a Sandog la differenza principale sarà quella, non sono più da solo a fare tutto con qualche ospite, ma ci sarà una band vera e propria che si chiamano i Forever People, e sono Matteo Melchiori alla batteria, Giorgio Finulli al basso e Andrea Braga alle tastiere. Il disco quindi sarà diverso rispetto a quanto magari alcune persone si possono aspettare, anche se credo potrà piacere a tutte le persone a cui è piaciuto Sandog, perché ci saranno anche delle cose che richiamano quel disco, e sarà un passo avanti, insomma, ecco, dai, perché bisogna sempre fare dei passi avanti, sennò certo, si resta fermi.
cycle he wears, drowning wheels in the rain. Tropic of nowhere, we pray to the sky about a chance for eternal life. And the sun explodes between my head and my love. Then a star. Andrea Van Cleef, molto molto bene, molto bene. E questo è il disco, questa è la copertina del disco, Tropic of Nowhere. Mi piace molto, sicuramente è piaciuto anche ai nostri telespettatori, questo suo genere blues, questa sua voce molto profonda, è proprio vero. E devo dire, è anche molto bello lo studio dove è stato registrato, in questo caso qua era il vostro di Radio Senza Tempo. Esatto, esatto, di Redland Studio, di Stefano Malvasio, che lavora all'interno di questo studio, quindi fonico, produttore, e tutti i brani che avete ascoltato sono stati registrati rigorosamente live in studio durante la giornata di riprese per la promozione di questo disco. Un'ottima acustica, abbiamo ancora 10 secondi per salutarci. Io ti aspetto fra 2 settimane, ovviamente. Grazie, Sergio. Con Music Floor, e ti ringrazio veramente ancora tanto per la collaborazione che stai portando avanti da tante, tante puntate. Grazie a voi per lo spazio. A presto e la prossima puntata di Backstage. Mi raccomando, settimana prossima, Maurizio Renda.